iniziamo col dottor Fabrizio Salvi, che non è propriamente né un motociclista né un team manager. Ah, motociclista sì, vabbè, ma non un pilota, no. Non un pilota, quindi non un team manager, ed è qui nel mondo delle corse, è una situazione un po' atipica, perché atipica è la materia di cui insomma il dottore si occupa, nel senso fa un lavoro bellissimo perché aiuta le persone, però aiuta persone che hanno malattie bruttissime, detto proprio senza girare troppo nell'argomento, se vuole dirci un po' di questa iniziativa, di cosa si occupa, è il motivo per cui siamo qui poi alla fine. Sì. Io sono un neurologo e mi occupo di malattie rare e ho un centro per malattie rare e malattie neurologiche rare e malattie neuroimmuni. Faccio il neurologo in una struttura pubblica che è l'ospedale Bellari di Bologna e appunto i nostri due filoni maggiori di ricerca sono le malattie rare. Sapete che avere una malattia rara non sempre è una fortuna, perché di solito chi ha una malattia rara, prima di capire il tipo di malattia di cui soffre, passa molto tempo. Se è vero che i primi periodi di malattia sono quelli che possono condizionare anche la prognosi per il futuro, avere un ritardo della diagnosi spesso è drammatico, perché puoi fare molto meno. Quindi mi occupo proprio di queste malattie che si conoscono poco, sono orfane, hanno poco conoscenza nell'ambito della neurologia tradizionale e sono proprio malattie di nicchia. Quello che noi abbiamo fatto è abbiamo creato un centro in questi anni, abbiamo creato un centro che si occupa di questo, non soltanto dal punto di vista neurologico, ma dal punto di vista di tutte le altre specialità che sono interessate in questo. Vi faccio un esempio: una delle principali malattie di cui mi occupo è la sclerosi laterale amiotrofica, ed è una malattia che colpisce soprattutto il muscolo, progressivamente dando una debolezza. Quindi abbiamo bisogno non soltanto del neurologo, del fisiatra, dell'ogopedista, ma abbiamo anche bisogno di altri specialisti come il pneumologo, quando interessa il muscolo della respirazione, o il nutrizionista, quando interessa il muscolo della deglutizione. E questo è molto importante. Abbiamo creato un modello di team di lavoro multidisciplinare. Uno dei problemi che noi abbiamo con il nostro centro è che tutte le malattie rare sono malattie orfane, per cui difficilmente trovano delle case farmaceutiche che ti sponsorizzano il tuo centro, e tutto quello che fai è molto spesso volontaristico. Quello che non vogliamo fare è creare veramente una vera struttura che si occupi di questo, quindi una struttura che nel tempo aumenti sia di personale sia di capacità, e questo è un po' il progetto che abbiamo, di costruire una grande centro il bene che possa essere punto di riferimento. Questo è molto importante, perché è una malattia rara, avere un punto di riferimento, un faro che ti possa gestire. Noi facciamo quella che si chiama la presa in carico, cioè noi prendiamo il paziente dalla diagnosi fino alla fine, lo prendiamo sotto le nostre ali e lo tuteliamo dal punto di vista sanitario e socio-assistenziale. Quindi per noi è molto importante questo, e penso che facendo ricerca e cercando di capire anche i meccanismi che portano alla malattia, questo può essere d'aiuto anche alle case farmaceutiche per trovare soluzioni anche farmacologiche o di altro tipo. Siccome io non conosco un motociclista che non aiuta qualcun altro, non esiste secondo me, sarà che vivo boh chissà dove, però secondo me non c'è. Allora adesso è arrivato il momento di dare due numeri, nel senso inteso come due email, due numeri di telefono, sì. Un sito web. Questo lo troverete sicuramente in due siti. Uno è il sito asisla.it, il secondo è il sito del bene, che voi troverete sicuramente, il centro il bene, lo trovate in internet facilmente. E qui troverete tutte le indicazioni anche per dare una mano al nostro centro. Allora, noi ringraziamo il dottor Salvi, e voi lo sapete come divento fastidioso io quando c'è qualcosa che non mi va. Mi raccomando, supportare l'associazione, andarli a trovare, andare a vedere come lavorano, è un supporto anche quello, anche andare a vedere qualcuno come lavora e dargli un aiuto è un supporto, dargli un aiuto concreto ancora di più.